Hola, io sono Marco Scrone, signore e signori, benvenuti in una nuova serie di Minecraft. Abbiamo passato una bella serata in live a scegliere un pacchetto interessante. Abbiamo anche scoperto altri pacchetti per delle piccole miniserie, ma dopo tre miniserie, ovvero la Immersicraft, la Simple Magic e The Simple Life, ho deciso di dedicarmi a un pacchetto ciccione. Benvenuti nel pacchetto dell'Awakening, che non riuscirò mai a pronunciare correttamente, quindi non picchiatemi, e che ha 794 quest. È non Skyblock, c'è un mondo totalmente personalizzato, tutte le Sipe sono custom e dovrebbe essere una sorta di nuova Project Ozone. E laggiù vedo una struttura nell'acqua che sembra molto molto interessante. Signori, è un pacchetto tutto da esplorare, abbiamo dato un'occhiata in live e ci è piaciuto molto. C'erano tante altre alternative tra cui scegliere, ma non vi preoccupate perché probabilmente faremo queste. Io avevo voglia di fare un pack grande con 280 mod, sono un boato, signori. Attenzione, qui c'è un baugo. E qui iniziamo a vedere degli ores. Io lo sapete che sono un lurker, quindi andiamo a prendere questo gol. Ma subito, proprio subito, vedete che non lo posso prendere. Mortacci tua. E questo? No. E questo? No. Non posso prendere un cazzo di niente col piccone di lei. Vabbè, è pure normale che non possa farlo. Ci dà il gioco un piccolo equipaggiario, cioè poi una fiala di mending. Oh my god, una pizza buona, del floral fertilizer e il questbook, oltre a 10 torce. Andiamo subito a vedere un pochino questa robetta qui. Noi non mettiamo in Archon mod perché davvero non lo voglio manco morto, però mi prendo il cuore. Andiamo a vedere invece questa sequenza di queste. Come potete vedere c'è la Palm Harvester, lo so, io la odio, ma non vi preoccupate perché non ce la cagheremo, ma per niente proprio. Andiamo subito anzi a mettere, dove sta la robetta? Eccola qui, della Tinker. No, è vero, questo qui serve il canister. Dobbiamo trovare l'alluminio per fare il canister. Io andrei un pochino all'esplorazione. Opelà. Questo pack è molto molto carino, soprattutto... Oh, i pescioli. Perché ha dei suoni... Cos'è questo? C'è un geyser. Perché ha dei suoni personalizzati. Dovreste sentire la musica, sentire i pesciolini. Poi al massimo mi dite nei commenti se devo alzarla oppure no. Guardate che carino... Mi sembra molto 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 piacevole per fare una bella serie di farming puro schifoso, sozzo, come piace a noi. Oh, fucking yes. Le foglie cadono. Attenzione, le foglie cadono da sole. Ah, è proprio un pack pesante questo coso. Allora, vediamo un po', lui vuole 8 log di legno, 16 di planks e una bella crafting table. Nessun problema, mio caro. Guarda che bella foresta. Tutto molto personalizzato, eh. Ok, prendiamo questo qui. Che cosa sei? Sei legno di canopia. Canopi. Che canapa. Non lo so. Magari. Ma non è canapa, posso assicurarvelo. Mi piace il fatto che veda i due tipi di legno. Quindi siamo sicuri che questo pack è fatto bene? Non lo so, però nel dubbio. I rumori della segheria quando seghiamo il legno. Che carino. Ci piace. Andiamo qua, andiamo a prendere gli altri 8. Oppelà, e andiamo a fare una crafting table, così facciamo la nostra prima quest. Mi ero indeciso se fare già la casetta iniziale, però no, voglio fare tutto insieme a voi. Facciamo così, e dovremo avere la prima quest fatta. Ok, possiamo, ci dà queste cose di stone, e possiamo scegliere tra un colored brick, delle torce, una common reward. Io direi di andare di common reward, perché magari ci abbiamo culo e troviamo... un vaso! Bene, ma non benissimo. Avrete sicura... Che cos'è quella? È un uccello. Vieni qua. Che cos'è? Ma che diavolo... Sembra una papera che però vola. Guardate che bello lì. Una papera. Ah! No, è un corvo! Ah! Lo sentite? Che cazzo fa un gracchiere importante. Ok, no, allora, quello lì è bellissimo, davvero bello, sembra un paradiso terrestre. E là c'è quella struttura che mi stuzzica, però penso che ancora non possiamo andarci. Sostituiamo il piccone con quello di stone, l'accetta con quella di stone, molto better. E il nostro vaso lo lasciamo... No, non è vero. Lo prenderemo e ce l'ho... Esatto. Io direi di già stabilire un posto da chiamare casa. E quasi andrebbe a vedere laggiù. C'è un mostro... Attenzione, un mostro che non è un mostro standard.
E mi sono cagato sotto perché era un mostro strano. Un mostro davvero, davvero strano. Oh cazzo. Un Lost, fantasma. fumo nero. Un fantasma, il fumo nero di Lost. Mi fa volare? Ok, pensavo che fosse un pack facile, e invece. Corcazzo, signori. Paura, andiamocene. Ok, mi cago. Mi posso cagare? Mi cagherei. Allora, di qua è bellissimissimissimo. Però c'è un po' troppa vegetazione per i miei gusti. Quindi andrei a cercare un posticino solo per noi. Ragazzi, ho scoperto mio malgrado e come potrete vedere dalla quantità di cuori che ho, che laggiù c'è qualcosa di strano che probabilmente spona dei mostri. Quello lì sembra essere un vermone gigante e io ho un po' paura. Quindi mi sa che me do. Arigato, me ne vado. Che cos'è quella roba arancione all'altra parte? Sono curiosissimo, andiamo a vedere. Un cristallo luminoso. Interessante, posso prenderlo? Sì, bello. E ragazzi, non so se sentite, ma è cambiata la musica perché si sta facendo notte. OMG, che figata! La colonna sonora diretta. Cioè, è strano questa cosa, è una superficie molto strange. D'accordo, io un po' mi cago. Un po' mi cago, ma per il resto sono molto molto excited. Ho visto tutti i mob custom, quindi. Oh! Questo posto fa per noi. No! Non prendere botte, ti prego, Marcus Cron. Questo posto fa per noi, mi piace. Assai. Andiamo a fare così. Bella sta cosa che c'è la musica custom, mi piace tantissimissimissimo. No, di notte sembra essere un pochino più dura questa musica, quindi probabilmente ci saranno dei mostri importanti. E sto notando che per distruggere il basalto, la nostra cazzo di cosa fa schifo. Cioè il nostro piccone di pietra fa schifo. Eccoci qua ragazzotti, ho fatto un bel buchetto dove passare la notte, è bello se fa PD, io sono molto contento che dopo delle tre miniserie comunque di successo che ci sono piaciute, tutte quasi basate sulle quest, anche se in questo pack ci sono le quest, sinceramente noi possiamo giocare come se fosse un open world, come se fosse il vecchio classico let's play di Minecraft e mi piace un sacco che in più ci abbiamo anche suggerimenti del questbook perché ormai non se ne può più fare a meno. L'unico problema è che questo basalto sembra fare posto alla cobblestone e quindi dobbiamo verificare se effettivamente il basalto si può trasformare in cobblestone oppure no. Basalt cobblestone dell'underground, vediamo un po' se c'è qualche modo. Mi sembra di no, però forse è equivalente. Diamo un'occhiata. Allora, questo piccone si ripara con la stone. Oh yes, perfetto, è equivalente, signori, ci siamo. Stiamo attenti perché i mostri sono pericolosi. Vi ricordate quello scheletro? Prima mi ne è ricomparso un altro, mi ha dato una botta e mi ha tolto tutti i cacchio di cuori che c'avevo, tranne due. Quindi molto molto hardcore forse, possiamo dirlo? Ma possiamo dirlo. Ora io non vedo l'ora di trovare del ferro. Chissà se il ferro si trova normalmente. Qui è tutto da scoprire, mi garba assai. Andiamo. Purtroppo il nostro piccone fa cagare. Fa molto cagare contro il coso, però ci possiamo fare. Oppela, vediamo. Oh, una fornace, perfetto. Guardate la texture del bone, molto più carina del normale. Andiamo a mettere qui la fornacina. E ci mettiamo, ho ucciso un mucco. Ci mettiamo questo per cuocere la nostra bisteccozza. Ho un po' paura. E la minimappa non ti segna i mob, eh? Dangerous. Guys, un'altra meccanica interessante. Questi ore non possono essere harvestati dal nostro piccone. Serve un piccone che harvesti il livello di copper, mentre noi siamo a mining level di stone. Però ho notato che il nostro piccone ha l'esperienza, quindi c'è l'iguana Tiggers che ci permette di exparlo e con altri 40 blocchi distrutti, quindi ve li faccio io, non vi preoccupate, dovrebbe permetterci di aumentare di livello, speriamo, e minare il copper mentre scava il vostro Marcus Cron con la musica più triste del mondo. Mamma mia, mi mette un'angoscia. Ho trovato questo eclugite, eclugite, spidel ore. Sembra una gemma. Whisky Tango Fox ore. Ok, va bene. Davvero, mette col tasto destro la roba. Io spero che tutta questa roba potrò. No, aspetta, aspetta, posso. No, serve il coso di iron. Triste. Sentite la musichetta? È cambiata! Vuol dire che è giorno! No, ragazzi, che spettacolo! Vuol dire che è giorno! Oh mio Dio, questa cosa è pazzesca!
bellissima. Non c'è la minimappa? Andiamo subito a metterci un bel casa qui. E andiamo a liberarci qua fuori per uscire a rivedere le stelle. Oh yes! Una gallina! E non ci sono mob, quindi se ne vanno? Di giorno? Un po' come dovrebbero fare davvero e non rimanere? Figata? Figatissima? Oppela, 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 buongiornissimo! No, invece là c'è un ragno. Che cazzo sei? Ah, ok, è una struttura, che paura. Gallina, mi dispiace, ma mi serve cibo. Sto malissimo e devo utilizzarti, non vorrei mai, giuro. Ma è ritornata, un'altra gallina ancora? No, ok, perfetto. Allora, io direi di andare a cuocere questa robetta qui. Laggiù c'è una mucca, ci servirebbero delle pecore. Oppela, cuociamo questo cicco cicco. E intanto ci servirebbe da distruggere un po' di grass. Perché? Perché dobbiamo trovare i semi, ragazzi. I semi sono in porciaggi. Guarda i pesciolini. Ok. Very good. Soltanto questo tipo di seme? Sembrerebbe di sì. Allora, abbiamo trovato patates. Guarda, la musica è cambiata di nuovo. Ma che bello. Cioè, metti il sorriso sto pack. Let's go. Ok. È giorno, vedi? Di giorno c'è la musica che ti dà la carica. Fantastico. Vediamo se c'è la fast. Ma certo che c'è, così possiamo ripiantare un po' di oak in giro per questa piccola base. Allora, io direi di farci assolutamente un piccolo orto, quindi una bella zappetta. Andiamo a fare così. Andiamo di qua. Oppela, 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 oppela. Qui dovrei abbassare un pochino, però non c'ho... No, prima mangiamo, va, che è meglio. Oppela. Diminuisce... signori, c'è quella mod maledetta che ti fa calare quanto ti dà il cibo se lo mangi troppo spesso. Quindi, OMG davvero. Ok, facciamo degli stick e facciamo la nostra... Non possiamo farla? Attenzione, non possiamo fare la OE... dobbiamo fare per forza il mattock? Amico mio, sei uno strunz, davvero, mi piace questo pack, pretende, c'ha delle belle pretese. E dato che sono un bravo ragazzo, ho già fatto per voi la tinker, perché effettivamente che due palle vederla ogni volta. Quindi andiamo a mettere questo qui, signori, abbiamo il nostro mattock. Oh fucking yeah, vediamo un po' che chiede la nostra quest. Ah no, però che... Innanzitutto facciamo noi un bel campo di grano, poi andiamo a vedere. Allora, io direi che qui noi potremmo fare alto 2, poi si scende. Purtroppo questo muro è davvero, davvero duro. È duro! Oh yes! Ha preso auto repair! Peccato! Cioè, ok che auto repair è buono, ma adesso proprio che è fatto di stone, mi conveniva ripararlo con la stone, va a fangula a mammeta. Ok, speriamo che presto ci dia un modificatore. Andiamo qua sotto. Di altri 2, perfetto. E poi direi di scendere con il mattocchino 2. E poi qui ci facciamo l'orticciolo. Oh yes. Andiamo. Oddio, però non c'ho il secchiello, ragazzi. Non c'ho il secchiello, quindi devo farlo per forza un po' arrabattato qua sotto. Va bene, va benissimo. Non vi preoccupate. Andiamo a farlo qua. Dai, chi se ne frega della bellezza, per adesso ci interessa la sopravvivenza, perché... Oi, senza cibo, se non avessi trovato quelle galline là fuori, ero nella merda. Ma davvero, eh? Ok, let's go. C'è anche il riso. Posso fare il riso? Voilà. Andiamo a mettere il grain. Figlio di puttana! Non vuole il metodo classico. Vuole soltanto gli stick dell'Agricraft. Va bene. Nessun problema per noi, ragazzi. Nessun problema. Noi ci adattiamo e insieme sopravviviamo. È una figata. Oppela. Eccoli qua. 12 stick dell'Agricraft. Tra l'altro, forse possono già crescere i nostri ciccipuzzi. Un glitch. Guarda che strana dirt. Ma che è sta roba? Eccolo lì. No, voglio sapere che cos'è. Allora, facciamo così. Facciamo così. E vediamo se effettivamente i semi crescono. È già calato il sole, io mi sono ovviamente rintanato dentro casa. Ragazzi, mi dà davvero un'impressione di essere una pippa, di
di dover temere quello che c'è fuori, e mi sono ricordato che il flint scava il copper, e per ottenere il flint non lo possiamo ottenere in maniera normale, andiamo a prendere questo qui, opelà, facciamo così, ecco qua il flint, andiamo qui nel part builder, andiamo a fare una testa, eccola qua, una bella testolina di piccone, ci mettiamo il flint, oh yes, e poi nella tool station modifichiamo questo col piccone, sicuri? E ragazzi, possiamo prendere il copperissimo, vediamo un po', scrauso, scraus è più bello. Adesso possiamo prendere il copper, ma che idea geniale, Marcus Cron, che idea geniale che sei, dovrebbe scavare più velocemente? Molto più velocemente, e possiamo prendere il Basalt Ferrous Ore, che dovrebbe essere il Ferrous Ore della Immersive, oh yes, e il Copper, ragazzi, che svoltina questa, che svoltina. Un'altra cosa che volevo dirvi è che stavo scavando giù, perché volevo andare a vedere se trovavo il ferro, e ho iniziato a sentire, oltre ai rumori della caverna, in sottofondo, ho sentito anche dei rumori brutti che mi preoccupano. Vediamo un po'. Questo non posso scavarlo perché serve l'iron. Posso fare così, tasto destro? No, devo metterlo vicino, vero? Yes. Let's go. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante oppure se troviamo la morte. Oh ragazzi, adesso si scava più veloci. Ma dai, ma la grande. E si ripara anche. Certo, ci servirebbe un po' di gravel. E guarda qua chi c'è. Guarda qua chi c'è che non possiamo minare. Signori, il nostro Iron. Perché non posso minarti? Sei davvero una persona orribile. Orribile. Secondo me serve il ciccio ciccio di copper. Noi il copper ce l'abbiamo. Guarda quanto Iron. Guarda quanto Iron. Però per fare il nostro secchiello, per andare avanti nella quest del farming. Oh cazzo l'ho rotto. Vediamo questo. Serve un piccone che harvesta il marilinium. Oh, OMG. D'accordo. Allora, noi il copper ce l'abbiamo. Se facessimo la fornace, quella della Tinker, potremmo di sicuro fare il coso di copper. Tun tun tun. Senti che musica un po' Tim Burtoniana. Io c'ho... Oh cazzo, sento dei rumori. Oh cazzo, qua sopra c'è un ragno. Ho molta paura per me stesso, per me medesimo. Bella questa qui, non mi dispiace. Allora, dov'è il mio flint? Eccolo qui. Dovrei poter riparare il mio piccone di flint? Oh yes, very well. E aspettiamo la notte. Che passa? Fermi tutti, ci sono delle queste sotto! Cioè io pensavo che fossero solo queste, guardate quante ce ne stanno! Oh mio Dio, building and decoration! Ho fatto una porta! Grazie, cosa posso prendere? Il giant red flower, il common loot bag... No, c'ho paura, sì, prendiamo il common loot bag. Ok, ci ha dato del vetro, thank you, ok, una fiala e la common loot bag, che adesso ci troverà... Oh, glowstone e gold fishing rod. Oh, possiamo andare a pescare. Fantastico, ok, buono. Invece, e qui ci sblocca le finestre. Mi viene un po' da ridere, però va bene, le finestre. Quindi, invece di qua, attenzione, ma guarda la roba. Guarda la roba, Marco Scroll. Ma guarda la roba, potevo fare... Vabbè, mi prendo... Vabbè, già posso prendermeli. Mi prendo un'altra common loot bag, perché mi piace spacchettare. Qui ci dà questa robetta qui. No, il growth, prendo il growth, assolutamente. Oh, il secchiello d'acqua! Il secchiello d'acqua, ok. Il secchiello d'acqua. Ah, ma queste cose non le ho fatte. Invece sì, le ho fatte, eccole qua. Oh yes, il secchielletto d'acqua, signori, ce l'abbiamo, il secchiello d'acqua. Il piccone di... Il piccone di ferro, ok. Better than wolf. Direi questo. No, direi che non ce l'abbiamo. Ce l'ho fatto, però non lo rivuole che lo rifaccia. Ma va bene, ci sta. Anche perché mi ha dato un piccone di ferro, ragazzi. Cioè, mi darà un piccone di ferro. Mi dai un piccone di ferro, vero? Sì, mi dà un piccone di ferro. Oh, yes. Oh, fucking yes. Bellissimo, meraviglioso. Ok, dobbiamo dare... Occhio alle quest, mi raccomando. Fossil
ci serve del coal, ok, ma se noi andiamo qua sopra e andiamo qui, ci abbiamo quasi tutto tranne il wooden handle rastrelloso, eccolo qua, che si fa? Facile, facile, con una fence, sul serio? For sure? Va bene, noi lo facciamo subito, oppela, la fenzina piccola piccola, e questa qui, oppela. Signori, ci abbiamo tutto quanto, anche per questa quest, e ci dà un lunchbox, un safari net e un cooking for a block, il libro, e possiamo scegliere tra il milicio seed, il name tag e una cammon. Io direi che andiamo a prendere il milicio seed, per forza, dai, per forza. Sono pieno come un uovo, sono pienissimo come un uovo, sono molto felice. E questa qui è una safari net riusabile, quindi io andrei qua fuori. Opela, opela, tac, ma come andiamo? Ole! Ragazzi, il grano spreada. No, che cazzo è? Ah, sono semi... No! Lo schifo! È uscito lo schifo! E passa anche un caccia supersonico! È uscito il super schifo, quindi ci abbiamo la meccanica dell'erbaccia. Io devo scoprire che cos'è quello. Smoke vent. No, si è rotto! Triste, triste signori, molto molto tristi. Ok, ok, stiamo benissimo, ottimo, ottimo, ottimo. Ora, non stiamo benissimo con il cibo effettivamente, perché siamo un po' una chiavichetta, ma io direi di portarci l'orto dentro casa, sapete com'è? Er diavolo, esatto, è tanto fino. C'è un altro problema, il piccone. Ragazzi, il piccone è di ferro, quindi per ripararlo, indovinate che serve? Serve il ferro. E io... temo moltissimo che il piccone mi si rompola e poi ci attacchiamo un cacchio e tiriamo molto forte. Quindi vorrei utilizzare l'altro per allargarmi e fare un piccolo orticiolo dentro casa, inside di casa o appena fuori casa, in modo da controllarlo e poi andare a scavaggio. È pur vero che essendo giorno e la notte essendo così pericolosa, io direi di andare un pochino a cercare in giro. Che cos'è questo? Una patatus? Che strana forma, sembra un ciccio ciccio. Direi di andare un pochino a esplorare, effettivamente, dai. Ci servirebbe esplorare. Andiamo nell'acqua, là. Eccola qua. Cos'è? C'è un altro geyser. Ho paura che ci faccia male. Ma che cos'è? Vedi, è diverso. Steam vent. Aio! Aio! Oh! Ma che sei scemo? L'alberone. Attenzione. Questa è una foresta di conifere. Mi piace. Mi piace assai. Devo dire che tutta la generazione del monte è molto molto bella. Ce n'è un altro, che paura, sti cosi, che paura. Help, help, qualcuno aiuti il povero Marcus Cronin in questo mondo, pieno di... Oh cazzo. Oh cazzo, quella non mi dire che è taint. Se è taint, io mi do a rigato velocissimo come... Sembra taint, ragazzi. Aia, aia. Aiissima. Aiazza, passo, passo, ma che belli ste conifere. Sembra taint, però è un po' scura per essere taint. Hai dunno, hai veri dunno. Io questi mystical flower ve li prendo. Qui dentro che ci abbiamo? È la roba della Pam, che quasi quasi prenderei, ma sono piano come un uovo. Cazzo, mi sono portato, sono andato ad esplorazione e non mi sono portato presso le cose. Una popera, e laggiù c'è una cosa nera. Cosa cazzo è quella roba? Sono troppo curioso, ragazzi. Sono curiosissimo. Sembra un Enderman gigante. Oddio, se hai un Enderman gigante io mi teletrasporto via lontano, eh. Anzi, sapete che vi dico? Vado prima a svuotarmi l'inventario. Eccoci qua. Allora, qui avevo visto delle cose interessanti che sono sparite. Sono un pirletto. Questa qui serviva di solito per fare delle corone, ma non c'è fortunatamente la mod che mette l'insanità. Ah, ma è un totem. È un totem della Towncraft. Cos'è quello? Ragazzi, io sono troppo curioso. Vediamo un po' come funziona sto coso. Ci posso mettere dentro le cose? No. Launchbox. Ok? Sì, e adesso mangio. Ah, niente, è un portacibo. Chi è? C'è un'ape. Che carino il portacibo, mi piace. È interessante. Ok, andiamo di qua. Che cos'è quella roba? Viola, brutto po'... What the fuck is this? Oh shit! Guardate che figo!
Ma che figo! No, ragazzi, ci clicco? Ci clicco o non ci clicco? Oh, regà, al diavolo, io ci clicco. Ci ho cliccato, oddio, che succede? Rolling di 20. The Last Villagers! Ciao, Ciccio! Siamo nel Last Millennium, ragazzi. Cioè, vuol dire, possiamo... ma se... se adesso ci esco? Io questo me lo prendo. Grazie. Ciao, Ciccio. No, scusa. Mi prendo anche questo, aspetta. Ecco fatto. Grazie. E se adesso torno indietro? Mi prendo anche questo. Io rubo tutto, ragazzi. Sono uno schifo. Chi è? Un lupo, aiuto. Ok, ci ho cliccato. Dove ritorno? Lì davanti? No! Sono ritornato allo spawn. Un cavallo. Una mucca. Vieni qua, mucca. Mucca. Aio, mortacci tua quanto meni. Mamma mia. Lì ce n'è un altro. Ma ti portano tutti alla... Va bene. D'accordo. Vi ricordate quella struttura là? Io ero curioso. Ero curiosissimo. La pecora. Aspetta. Che facciamo così? Sei cattivo? No? E ci prendiamo la pecora, ragazzi. La pecora è in porciance per farci un lettolo. Questa qui la dobbiamo... Mi dispiace! No! Non mi uccidere! Bastardo di merda. Ok? E andiamo a vedere che c'è laggiù. Sembra il bosco di un tizio che si è calato qualcosa. Che diavolo è sta roba? Giant Flower Stern. Non posso prenderlo. Sì? Ok, questo si rompe. E mi dà questo coso. Che diventa questo coso. È legno? Sul serio? Ok. E se lo rompo tutto quanto? Beh, non succede niente. Speravo che piovessero. No. No, niente, non succede. È notte. Una struttura. No, dai, una struttura. La struttura chiama la mia curiosità. Vediamo che c'è qua dentro. Ragazzi, è un po'. Mi sembra dangerous entrare, Basalt brick. Oh, cacchio, c'è una scala. Oddio, che curiosità! Vabbè, facciamo così, metto un waypoint e la prossima puntata ci andiamo, ok? Allora, ragazzotti, io mi sto prodigando per fare qua il passaggio per la miniera, dobbiamo mettere delle ladder. Qua sopra voglio fare una stanza per la tinker e qua il nostro orto sopra l'entrata di casa che mi potrebbe piaciucchiare. Non vado avanti assolutamente nelle quest, voglio assolutamente dedicare la prossima puntata all'esplorazione. Io spero che questo pacchetto, simile tante quest, ma simile anche open world, possa piacervi e possa diventare... Cosa è successo? Cosa ho premuto? Non lo so. Possa diventare un buon successore della Project Zone. La musichetta che c'è mi piace tantissimissimo. Io vi salutro, lasciate se ci avete dei consigli. Se avete dei consigli lasciateli nei commenti. Io non so se potrò leggerli per la seconda puntata perché sto preregistrando perché andiamo a Bergamo da Sofia. Ma per il resto tutto sarà utile ben presto. Bella ragazzotti, ciao!